Sono Chiara Barbieri dell'Associazione Italiana Base Doiani Tiroidei, AIBAT. Ormai siamo giunti al quinto modulo del corso UPATI, il primo corso tradotto in italiano al quale fieramente partecipo. Ci tenevo molto, come avevo già detto a suo tempo, e per fortuna sono riuscita ad accedere e in questi ultimi 6 mesi mi sono impegnata nello studio. Dico mi sono impegnata perché è veramente stato impegnativo proprio per il livello dei contenuti, dei moduli. Diciamo che non sono lezioni proprio buttate lì, anzi sono curatissime, così come sono stati curati i docenti che sono venuti ai frontali. Sono agli incontri frontali che si tengono ogni mese qui a Roma. La mia soddisfazione è piena. Per varie ragioni, al di là della conoscenza che mi è stata infusa in questo periodo, ho avuto la possibilità di confrontarmi con persone di diverse estrazioni, provenienti da diverse associazioni, e da lì è emersa la necessità di fare rete, quindi di collaborare anche tra associazioni. Proprio per finalizzare queste conoscenze che stiamo avendo. Alla fine del corso, infatti, ci domandiamo: quindi cosa faremo? Ci verrà riconosciuto un titolo? Ci verrà riconosciuto dagli altri quello che stiamo facendo? Le risposte iniziano già ad arrivare. Io ne sono una testimonianza perché sono stata proprio chiamata da un istituto di ricerca in qualità di paziente esperto in formazione per andare a portare il mio contributo. Quindi posso testimoniare che dai clinici è desiderata appunto la figura del paziente esperto. È desiderata perché sempre più c'è questa necessità di avere l'opinione diciamo, laici che però siano formati. Non può andare chiunque a parlare di qualunque cosa, a maggior ragione in tema salute. Pertanto la nostra formazione sarà importantissima e sarà dirimente fare rete tra noi e costituire possibilmente noi stiamo già immaginando un albo, una lista, un elenco che sia formale, ufficializzato, in modo che chiunque di noi possa essere intercambiabile, distribuito su quelle che sono le sue skills personali. Ovviamente anche noi che veniamo formati all'interno di questo corso non desideriamo andare a parlare di qualunque cosa pur di esserci. Ognuno di noi ha delle particolarità e intenderemo utilizzarle, rendendole disponibili alla comunità sostanzialmente, nel miglior modo possibile.